Niente meno che il padrone di casa di questo bellissimo stand, Marco Bucci, che sta mangiando una focaccia secca, però è il produttore genovese. Il produttore genovese, quindi voglio dire, anche a Cannes portiamo la focaccia secca ai produttori genovesi. Vabbè, adesso poi l'assaggio anch'io. Sindaco, allora, intanto mi deve una cena perché ho tradotto in tempo reale quello che lei diceva in inglese, quindi insomma anche in Liguria hanno capito quali sono i progetti di Genova. Mi racconti un po', io ho scritto in un pezzo stamattina, dopo aver visto il plastico, non ci sono soltanto i progetti ma anche i sogni di Marco Bucci, tipo la gronda finita entro il 2030, un sacco di altre cose. Diciamo che non sono i sogni miei, sono i sogni di tutta la città. Questo è il dream della città di Genova 2030 che deve diventare realtà. Non bisogna associare il mio nome a queste cose, bisogna associare il nome di tutti i genovesi, perché questa è la grande città internazionale di cui abbiamo bisogno per noi, per i nostri figli, per le future generazioni. Quindi ha avuto tantissimo interesse, sono rimasto stupito anch'io di quanto non mi aspettavo un interesse così, e anche paragonato a tutti gli altri, chiamiamoli così, rendering plastici, chiamateli come volete, che si vedono in giro, il nostro è certamente quello di migliore qualità. Quindi complimenti a chi l'ha fatto e a chi l'ha organizzato, perché hanno fatto veramente un bel lavoro. C'è tutto in questo plastico, naturalmente non tutte le opere sono identiche, non tutte sono facili, alcune sono più complicate. Certamente, alcune sono già quasi finite, altre invece devono ancora iniziare, e su un paio di queste non c'è neanche finanziamento, però fanno parte della Genova 2030 che noi vogliamo venga realizzata, quindi abbiamo ancora un po' di anni per lavorare, per completarli e per trovare i finanziamenti dove ce n'è bisogno. Provi in una parola sola a smontare l'obiezione, quella diciamo dei contrari a tutto, che dicono si potevano fare altre cose, con 12 miliardi facevamo, non so, case popolari per tutti o robe simili. Perché è importante scegliere certi progetti e portarli avanti con i finanziamenti che abbiamo ricevuto? Perché l'obiettivo della grande città internazionale non è quello di favorire un solo settore di crescita. La città diventa internazionale quando favorisce tutti i settori di crescita, o perlomeno la maggior parte di settori di crescita. È vero che si poteva spendere tutto su un settore solo, ma avremmo avuto gli altri settori poveri e quindi avremmo fatto un lavoro che non va bene. Noi dobbiamo far crescere tutto il sistema, che vuol dire far crescere tutta la città e tutti gli abitanti, indipendentemente dalla fascia in cui vivono o in cui lavorano. Questo è il concetto importante. Per chiudere, come sono andati gli incontri di business? Perché qui c'è il danaro vero, come si dice in questi casi, ci sono grandissimi gruppi internazionali, c'è qualche cosa che bolle in pentola? Sì, ci sono molti interessi sulla partecipazione privata agli investimenti pubblici, ci sono molti interessi dei privati sulla parte alberghiera, sulla parte turistica, ci sono anche molti investimenti, ovviamente l'interesse di investimenti sul real estate, cioè sulle abitazioni, sulle case, perché si prevede che questi veramente aumentino di molto il valore, quasi vicino al doppio nei prossimi anni.